No, le scusa, mi scusi il ritardo col quale arrivo a lei. Oggi Ilaria Salis è simbolo per chi e per che cosa, per quali cause? Beh, sicuramente Ilaria Salis in questo periodo storico preciso è diventata un simbolo anche per i movimenti di piazza. Lo vedo analizzandolo quotidianamente, in un momento in cui la repressione e la punizione verso magari anche gli attivisti, le attiviste, mi viene in mente Ultima Generazione, sono diventate spropositate, o anche verso i manifestanti e le manifestanti che manifestano per la Palestina, che sono sempre e costantemente represse e manganellate, è fisiologico che sia diventato un simbolo. E non solo, lo è diventata anche perché dichiaratamente antifascista, e in un momento in cui questo governo ha tanto paura di quella parola, ovviamente per una serie di opposizioni e movimenti di piazza, Ilaria Salis è diventato un simbolo. Roberto Salis.